Benvenuti all'Antenna 2. Questa volta abbiamo un ospite particolare, particolare perché è persona che rifugge dall'apparire, è un professionista molto serio, preparato, sobrio, riservato. Noi siamo riusciti a trascinarlo qui sulla base di comuni origini anagrafiche. Sto parlando del dottor Pasquale Simone. Grazie, dottor Simone, per questa sua partecipazione qui alla nostra trasmissione. Il dottor Pasquale Simone è un chirurgo che è nato a Secinaro, nella Valle Subequana, nel 1945, laureato in medicina e chirurgia nel 1974 a Perugia, è specializzato in chirurgia e ha svolto per anni il suo lavoro presso l'ospedale civile di Tagliacozzo. Dal 2002 è responsabile del reparto di chirurgia presso la casa di cura di Lorenzo di Avezzano. Quanti anni è stato all'ospedale di È Tagliacozzo? una vita, quasi 30 anni, e sono anni che ricordo volentieri, soprattutto la prima quindicina, i primi 10 anni, 15 anni, perché sono stati gli anni formativi e sono stati anni di grande entusiasmo, perché allora, ormai si parla di parecchi decenni fa, c'era una politica sanitaria che prediligeva i piccoli ospedali. E sicché nel nostro ospedale si faceva, avevamo un primario prestigioso che era venuto da Roma, dal San Camillo, il professor Panzera, e per cui si faceva una chirurgia molto qualificata. E io ricordo bene che il nostro ospedale era diventato, così come l'ospedale di Popoli, l'ospedale di Acri, altri due esempi di piccoli ospedali, un ospedale di riferimento. Perché lo ha lasciato? L'ho lasciato perché io non l'avrei mai lasciato, se fosse dipeso da me, perché a un certo punto, proprio col passare dei decenni, c'è stato uno spostamento sempre, io credo, della politica sanitaria nazionale, per cui a un certo punto si è capito che i piccoli ospedali non, forse erano diventati più un peso, e c'era una politica che tendeva invece a concentrare le risorse nei grandi ospedali. Insomma, io mi sono ritrovato nel 2002, noi a Tagliacozzo avevamo formato un'equipe molto affiatata, di cui io in quel momento ero il responsabile, eravamo in tutto 5 chirurghi. E si lavorava bene, si lavorava molto, e improvvisamente, proprio per questo nuovo indirizzo della politica sanitaria, mi vidi taglieggiata la mia equipe. Due chirurghi furono improvvisamente, senza che io sapessi niente, trasferiti, l'uno all'ospedale di Avezzano, l'altro all'ospedale di Tagliacozzo, e uno mi fu messo a mezzo servizio. In pratica mi si rese impossibile continuare a svolgere la mia attività. E si trasferì alla casa E di fu cura. proprio in quell'occasione, vedi, il destino vede sempre più lontano, proprio mentre io avvertivo queste difficoltà, e si era liberato il posto di responsabile di primario chirurgo alla clinica di Lorenzo, e la clinica, tramite il professor Nicola Di Lorenzo, che adesso si trova a Roma, a Tor Vergata, a fare la sua carriera, mi contattò. Io dapprima ero, dico la verità, molto restio, perché mai avrei immaginato di andare a lavorare in una struttura privata, però le insistenze furono tante e tali, per cui io, anche accusando le difficoltà del momento che ho appena così accennato, sono andato in clinica, dove devo dire mi sono trovato Ormai benissimo. sono 11 anni Ormai sono che 11 anni, sì. ma si lavora meglio in una struttura privata o in una struttura pubblica? A questo punto può fare un paragone. Sì, lo posso fare il paragone, e sono piuttosto netto nella risposta. Almeno per quanto mi riguarda, lavoro molto meglio nella struttura privata, che poi è una struttura privata convenzionata. Non fosse altro per un fatto che tutta quella parte, diciamo, amministrativa, organizzativa, burocratica, che invece è molto importante nella
sarebbe anche molto importante per uno che dirige un reparto, ma che a me è un pochino ostica, devo dire la verità. Invece in clinica mi è stata di molto alleggerita. Ho trovato dei collaboratori straordinari, non so, un direttore sanitario che è assolutamente bravo e capace, che mi ha proprio sollevato di queste incombenze. In particolare, cosa c'è che non va nella struttura pubblica? Nella struttura pubblica, io se faccio riferimento anche alle realtà, diciamo, nostre, locali, vicine, io posso dire e dico con sincerità che nella struttura pubblica vi sono delle eccellenze, proprio delle eccellenze assolute, dei reparti di riferimento, però vi sono grosse sacche, come si dice, di inerzia, proprio di resistenza, per cui molte volte fanno appannare anche queste realtà così, così eccellenti. Sacche di inerzia che possono esistere anche, che esistono molto più ridotte nella struttura privata, ma che nella struttura privata si riescono a controllare meglio, insomma. Perché che se ne dica, tutto sommato, nella sanità pubblica le cose funzionano. Indubbiamente, noi se si deve parlare in linea generale, la nostra sanità pubblica vede, i giornali purtroppo, lo diciamo sempre, spesso puntualizzano quei pochi fatti di mala sanità, se vogliamo anche a ragione, Quelli fanno trascurano. notizia, quelli Quelli fanno. fanno e trascurano completamente i tanti fatti di eccellenza sanitaria, perché la nostra sanità pubblica è in assoluto coadiuvata perché ha una funzione importante, da quella privata convenzionata, è in assoluto una delle migliori del mondo. E speriamo di potercela tenere, perché insomma con le crisi economiche che Sì. stiamo vivendo. Senta, dottore, nel pubblico il malato è un paziente, nella sanità privata è un cliente. Beh, come assioma in linea generale potrebbe anche esistere, ripeto, questo assioma, però non è certamente il caso che vivo io. Io vivo in una clinica di lunga tradizione dove invece c'è un'attenzione verso il malato del tutto particolare e devo dire, proprio con tutto il rispetto del mio passato, forse maggiore che non nella struttura pubblica. Quanti interventi fa nella clinica? All'incirca facciamo sui 700 interventi all'anno, di varia complessità, anche interventi molto complicati, e ce lo possiamo permettere perché nella struttura privata in cui lavoro, nella clinica di Lorenzo, esiste, anche se non riconosciuta e non finanziata dalla regione, esiste un piccolo reparto di terapia intensiva che è veramente un fiore all'occhiello della clinica e che costa molto alla clinica perché, non essendo finanziata dalla regione, sottrae risorse e risorse importanti perché i reparti per definizione di terapia intensiva costano molto, quindi sottrae risorse al budget già ridotto della clinica. Questo a dimostrare, insomma, della serietà di questa imprenditrice che è la dottoressa Lucia Di Lorenzo, che veramente, insomma, siccome ci vede lontano insomma, e ci tiene proprio per tradizione di famiglia alla qualità della sua clinica, insomma, la mantiene con grandi sacrifici. Senta, ormai nella sua non Eh breve, sì, carriera, certo. esperienza professionale, qual è l'intervento chirurgico che ricorda con maggiore soddisfazione? Beh, di interventi chiaramente, proprio perché la carriera è lunga, ce ne sono tanti. Cioè, Però io 700 uno, l'anno per 10 anni sono 7.000. sì. Beh, io ne ricordo, beh, devo dire, non tutti fatti da me, fatti Sì. anche dai miei collaboratori, chiaramente sotto la mia, diciamo, supervisione. Certo. Tanti, uno però lo voglio ricordare perché insomma mi è rimasto impresso. E fu un incidente di moto di un ragazzo, di un giovane ingegnere di una trentina d'anni, sposato con due figli, che ebbe un incidente nelle strade del Carsolano e un trauma addominale multiplo, complesso. E io lo dovetti operare d'urgenza, aveva una rottura proprio da spappolamento del fegato. Lei si immagini come un cocomero che cade per terra e che si frantuma in mille pezzi. E
rottura del rene, della milza, una disinserzione di parte dell'intestino. Io, insomma, gli feci un intervento molto complesso appunto Ricostruzione. di ricostruzione. Gli dovetti fare una nefrectomia, una splenectomia, una resezione di un tratto di ansa intestinale e fare delle emostasi multiple sul fegato. Ma ciononostante, questo paziente finì in terapia intensiva lì all'ospedale di Avezzano, dove fu veramente seguito con grande scrupolo, con grande passione. Lo dovetti rioperare il giorno dopo perché il sanguinamento non si fermava e lo dovetti di nuovo rioperare ancora un'altra volta il giorno ancora successivo perché insomma questo paziente consumò tutto il sangue presente e dovette arrivare anche da altri centri trasfusionali, fece oltre 40 sacche di sangue fino a che insomma sembrava irrecuperabile, tant'è vero, ricordo la giovane moglie che si stava organizzando insomma, per i funerali di questo ragazzo, eppure io me ne andai disperato dicendo non c'era niente da fare. Ricordo che andai a casa a farmi la doccia, così un po' a rifocillarmi. Quando rientrai mi dissero: guarda, ancora riesci a sopravvivere. E decidemmo, mi venne in testa, siccome, ripeto, a Tagliacozzo molto si parlava di chirurgia, lo riportai in sala operatoria senza nemmeno chiedere il consenso perché non c'era tempo e feci un intervento che si chiamava, che facevano gli americani nel Vietnam, gli medici americani nel Vietnam, quando c'erano le antenne chirurgiche cosiddette nei campi di battaglia, feci un packing, cioè una specie di imballaggio di quello che era rimasto del fegato con delle pezze laparotomiche, con delle pezze che dovetti lasciare dentro l'addome. Io mi ricordo che in sala operatoria ci fu quasi un conflitto, insomma, tra me e le ferriste che dicevano: dice, ma come, dottore, lascia le pezze dentro l'addome? Invece era una tecnica studiata e attuata dagli americani che devo dire funzionò benissimo perché dopo una settimana, quando andai a togliere quelle pezze laparotomiche con un altro intervento, l'emostasi era perfetta e questo ragazzo è guarito, come si diceva, con restitutio ad integrum sine urla sequela, cioè è guarito perfettamente. Adesso vive felicemente la sua vita, insomma, Beh, di un ingegnere. ricordo Sì, affascinante, devo dire. anche emozionante. Sì. Che mi ha Invece, lasciato una buona esperienza sulla chirurgia del fegato, insomma. il suo primo intervento, se lo ricorda? Me lo ricordo e come, mi ricordo fu un intervento tra l'altro non molto frequente, un'ernia crurale strozzata in una persona giovane che aveva altri problemi, che era una cirrotica, aveva un'ascite. Insomma, il canale crurale è una struttura anatomica dove l'anatomia è molto precisa e non si può bleffare. E ricordo che insomma l'intervento durò molto, ma riuscì bene, però il decorso post-operatorio fu molto stentato. Lo capì dopo, non tanto per l'intervento che io feci, ma quando per la patologia che aveva, l'altra patologia grave che aveva la paziente. Io ricordo che quasi mi addormentavo con lei, insomma, io me ne andai all'ospedale dopo giorni e giorni che lei insomma, fu dimessa. Ha mai avuto paura? Guardi, la paura chiaramente è un sentimento umano e io forse un po' di ansia prima di affrontare, soprattutto quando la procedura chirurgica non è chiara, ma devo dire che una volta che metto il camice da chirurgo e il bisturi in mano, questa paura mi passa e io, cioè, sempre dicevano gli antichi, il saggio Orazio, dice Equam memento rebus in arduis servare mentem, cioè ricordati, era una frase che piaceva molto anche a De Gasperi, cioè ricordati nei momenti difficili di avere la mente serena e questo secondo me lo si riesce ad ottenere se dentro di sé si hanno quei grandi valori, quei grandi riferimenti. Le faccio, se mi consente, un piccolo esempio. C'è una pagina,
ma a me piace pure un po' la Lo faccia in letteratura italiano, no, in italiano, sì, una pagina di Leone Tolstoi, In guerra e pace, allora si trattava della battaglia di Austerlitz. Il principe Andrea, il protagonista di guerra e pace, era ferito gravemente, si trovava sulla collina del Pratzen, che era il punto strategico, chi conquistava quella collina sicuramente avrebbe vinto la battaglia. E allora, ferito a morte, sentiva appunto la morte approssimarsi, spalanca gli occhi e vede il cielo stellato. E per la prima volta, chissà quante volte l'aveva visto, ma non ci aveva mai riflettuto. Quella volta lo ammira perché lo vede immenso, luminosissimo. Nel frattempo si avvicinava Napoleone, che lui odiava perché era il suo nemico, ma nello stesso tempo ammirava perché Napoleone era quello che sconvolgeva i destini delle nazioni, eccetera. Eppure, davanti al riferimento di quel cielo stellato immenso, Napoleone gli apparve come un essere comune, cioè come una persona umana che poi avrebbe fatto, insomma, la fine così Sì. di Senta, uno sconfitto. i sistemi chirurgici moderni hanno reso più difficile o hanno facilitato la tecnica chirurgica? Cioè Beh, se vogliamo, un po' l'hanno agevolata, la l'hanno resa più specializzazione, precisa. vi rende la vita più complicata, voglio dire, perché dovete sapere No, sempre cose in più. sì, beh, sì, bisogna aggiornarsi, ecco, come per esempio nel caso nostro la chirurgia laparoscopica. La chirurgia laparoscopica di per sé non è che ha modificato la procedura chirurgica, perché molti, quando vengono così a visita, eccetera, poi dicono, dice dottore, ma mi opera. Il laparoscopio lo chiamano il laser, con il laser, e io dico sì, quasi certamente sì, ma la laparoscopia, per esempio, è solo di diverso rispetto alla chirurgia tradizionale, è l'approccio, ma internamente l'intervento è uguale, e quindi è solo l'approccio che è mini-invasiva, fa delle piccole incisioni rispetto all'incisione più grande. E a proposito di tecniche aggiornate, ha fatto più progressi negli ultimi decenni la chirurgia o la medicina? Secondo me dipare forse più la medicina, però anche la chirurgia ha fatto i suoi progressi importanti. Diciamo che la chirurgia che normalmente si fa, la chirurgia per esempio sullo stomaco, sulle vie biliari, sulla cuneicisti, sul pancreas, è una medicina ormai codificata da molti decenni. Diciamo che quei grandi chirurghi, tipo per esempio per il polmone Sauerbruch, che è stato anche il medico di Hitler, Birrot, Whipple, insomma questi grandi chirurghi, già negli anni 30-40 hanno codificato gli interventi che attualmente facciamo. Ecco, di novità c'è stata la laparoscopia, ma è soltanto l'approccio chirurgico, non la tecnica di per sé. Oh, e poi il grande progresso della chirurgia, se vogliamo, è stata la chirurgia dei trapianti, che mentre, insomma, una volta il trapianto, era un intervento estremo, oggigiorno è un'opzione. Io parlo per esempio del trapianto di rene, ormai consolidato da tanti decenni, ma anche del trapianto di cuore, del trapianto di fegato, del trapianto di polmone. Ormai sono da considerarsi delle vere e proprie opzioni chirurgiche. Per due volte lei ha usato una frase latina. Lei è un appassionato di latino Beh, e anche di greco. devo dire di sì. Infatti, vedo all'inizio in me queste due anime, un po' la passione per l'umanesimo, per la letteratura greca, così, e quella del medico, sono state in conflitto. Io ricordo i miei primi anni di studio di medicina sono stati un pochino stentati perché io vivevo a Roma alla casa dello studente, per andare alle lezioni della facoltà di medicina, non so, di fisiologia o di chimica biologica, io dovevo attraversare la città universitaria dove c'era la facoltà di lettere. Nella facoltà di lettere, all'epoca mia, insegnavano persone come Ettore Paratore, come Natalino Sapegno, come Guido Calogero, e quando io sapevo che loro facevano lezione, per me era un richiamo troppo forte, io mi fermavo a sentire quelle lezioni.
E devo dire che l'equilibrio l'ho trovato anche seguendo un esempio celebre. C'è un Anton Chekhov, un grande scrittore che era medico e poi grande scrittore. E c'è una frase, lui era famoso anche per i suoi aforismi, c'è un aforisma che mi si addice perfettamente e che adesso vivo in maniera completa, e cioè: la medicina è mia moglie, la letteratura è la mia amante. Quando io mi stanco dell'una, passo la notte con l'altra. So di non arrecare alcun torto perché l'una non è gelosa dell'altra. Ed è così. Bellissimo. Senta, i latini conoscevano la chirurgia? I latini la conoscevano la chirurgia, I per romani? i romani, sì. Chiaramente la medicina dei romani era un'appendice, se vogliamo, della medicina greca, perché sono stati i greci che hanno veramente fondato su basi sufficientemente scientifiche la medicina. E del resto è una cosa normale, si ricorda, cioè i latini hanno imparato dai greci. Lei ricorda la frase famosa Grecia capta, Sì. Mi ferum victorem cepit, tarte sindulit agresti Lazio, ricordo solo le prime tre le prime tre parole. parole, e quindi è così. E quindi i latini hanno ripreso molto dalla medicina greca, e c'è stato un ritrovamento a Rimini che io ho avuto occasione di vedere in occasione di un congresso della Società Italiana di Chirurgia di pochi anni fa. A Rimini hanno ritrovato una domus romana, la domus di un chirurgo, di un chirurgo Eutiches si chiamava, un chirurgo del secondo terzo secolo d.C., dove hanno ritrovato circa 150 strumenti chirurgici, un'assoluta rarità. Allora, io avevo presentato il dottor Pasquale Simone come una persona particolare e voi avete verificato che effettivamente è una persona particolare, di grande cultura, di grande apertura. Dottor Simone, concluda con una frase latina questo nostro incontro. Vorrei fare una piccola riflessione. Ecco, quella frase, per esempio, ecco, Senatus populusque romanus, no? Che tutti quanti noi conosciamo, ci scherziamo sopra, eccetera, ma di per sé è molto profonda. Guardi, la storia millenaria, gloriosa, per esempio, di Roma, quella storia ha avuto i suoi momenti più critici, non quando gli eserciti nemici scendevano in Italia, non quando Annibale ha vinto tutta quella serie di battaglie e poi ha assediato Roma, o quando sono scesi i Galli, assolutamente no. Roma, da quel punto di vista, da un punto di vista militare, era assolutamente invincibile. Annibale non l'avrebbe mai potuta espugnare. Ma Roma ha corso un grave rischio con Giugurta, cioè con il denaro di Giugurta, con la corruzione che stava mettendo in atto Giugurta. E nel mondo romano il concetto della corruzione era molto sentito, cioè l'onestà era molto sentita, al contrario, per esempio, della Grecia di Atene, della Grecia degli spiriti eletti. E lei pensi che Pericle, lo stesso Fidia e Alcibiade furono corrotti, insomma, si era poco sensibile a questo problema, a Roma no. Tant'è vero, ci sono delle pagine bellissime di Cicerone, perché Cicerone fece per un breve periodo di tempo il governatore in Sicilia, a Lilibeo in particolare, un'antica città romana, e si comportò proprio da par suo, onestamente e correttamente. Quando in Sicilia andò Verre invece fu un governatore veramente disonesto, che saccheggiò proprio il territorio per interesse privato della Sicilia, rubando statue, tesori, aumentando le tasse, eccetera. Per cui il popolo siciliano si rivolse a Cicerone per farsi difendere da Verre. E Cicerone, che allora era princeps, era il capo, era come se fosse il capogruppo del Senato, lei faccio un po' il riferimento con i giorni di oggi, Cicerone accettò la richiesta del popolo siciliano e si mise contro il potentissimo e ricchissimo Verre.
e con delle requisitorie che sono rimaste celebre, mise, nonostante Verre ricchissimo, potentissimo, difeso dal più grande avvocato dell'epoca, da Ortensio, e costrinse Verre a dimettersi. Verre si dimise dignitosamente e sdegnosamente, se vogliamo, da governatore, e se ne andò in esilio volontario, si allontanò da Roma. Faccia lei riferimento tra la sfera morale di allora e la sfera morale di oggi. Meglio di no. Meglio. È stato veramente un piacere ascoltare il chirurgo dottor Pasquale Simone, ma che non è solo chirurgo, ma è uomo di vasta cultura ed è stato veramente bello apprendere così tante belle cose che ci ha raccontato. E spero che lo stesso piacere sia stato provato da chi ci ha fatto compagnia. Grazie dottor Simone, grazie a tutti voi, alla prossima.